bellissima mattinata al centro sportivo Snoopy di Carbonara. Igor Protti e Sandro Tovaglieri di nuovo insieme per un giorno, ad accoglierli tanti piccoli atleti curiosi di conoscere gli idoli dei loro padri che tanto hanno fatto sognare i tifosi biancorossi negli anni 90. Tutto è partito da un'iniziativa del responsabile della struttura, Francesco Mastrovitti, grande tifoso biancorosso, il quale ha realizzato un sondaggio per scegliere i calciatori da inserire su un murales all'esterno della struttura. Inutile dirvi che i baby calciatori non hanno avuto dubbi, decretando Protti e Tovaglieri come i migliori di sempre, pur non avendoli mai visti giocare, vista la tenera età e spinti probabilmente dai loro genitori e da qualche video su YouTube, come qualcuno ha dichiarato. È nato, diciamo, per gioco, o meglio, tramite un contest che abbiamo fatto su Facebook. Abbiamo praticamente fatto decidere ai bambini quali giocatori insomma volevano sul nostro murales. E con tanta, insomma, felicità hanno vinto Protti e Tovaglieri, non Ronaldo, Messi, Maradona, però hanno deciso Protti e Tovaglieri, naturalmente anche consigliati sicuramente dai genitori. E insomma abbiamo deciso noi dello Snoopy di omaggiare questi due grandi campioni facendo appunto all'esterno un murales. Un altro enorme regalo fatto da questa città nei miei confronti a distanza di tantissimi anni, tra l'altro di fianco al mio grande compagno di squadra e amico Sandro, quindi davvero devo ringraziare coloro che hanno avuto questa idea, Centro Sportivo Snoopy, e sperando di essere sempre all'altezza di queste cose. Assolutamente, perché hai lasciato un grandissimo ricordo qui a Bari, quindi proprio per questo, queste sono le testimonianze, diciamo, da parte dei baresi. Sì, è una cosa reciproca, vedo che l'affetto che la gente ha nei miei confronti è lo stesso che io nei loro, perché quando si costruisce qualcosa di solido, importante, su basi vere, come sono stati i miei 4 anni a Bari, con i momenti belli, i momenti più difficili, però questi fanno parte dello sport e del calcio, però quando tutto è solido dura anche a distanza di tantissimi anni. Beh, una sensazione bellissima, una piacevole sorpresa che ci ha fatto Francesco e siamo onorati, insomma, siamo io e Igor, potevano essere altri, è una cosa bellissima questa iniziativa, quindi nello stesso tempo abbiamo approfittato di essere qui a Bari 3 giorni, ci sembrava il minimo, insomma, venire qui e salutarli e ringraziarli. Oggi arriveranno qui Tovaglieri e Protti, chiaramente non li conosci, ma... È giocatori del Bari che hanno portato il Bari in Serie A. Quale calciatore del Bari ti ispiri? Cianci. Diego. Diego, conosci Protti Tovaglieri? Perché? Io li conosco alcune volte perché guardo alcune volte delle partite, alcune volte perché io mi guardo i video di calcio e quindi vedo pure quelli del Bari perché io tifo Bari e quindi... Conosco questi giocatori dai gol che fanno, fanno pure le interviste. Parlando dei giocatori attuali del Bari, a chi ti ispiri? Protti. Quello diciamo del passato, invece quello attuale? Quelli non li conosco tanti. Ti ispiri? A Igor Protti. Allora, conosco Frattalli in porta. Piace? Sì. Poi? Poi Antenucci e Marras. Il tuo papà è pure tifoso del Bari, va in Curva Nord. Ti ha portato mai in curva il tuo papà? Sì. Che sensazioni hai provato a stare in curva? Sei divertito, diciamo? Mi sono divertito e una volta, quando avevano segnato, avevo gridato fortissimo che se ne era andata la voce. Non posso chiederti, chiaramente. Devo chiederti sul Bari attuale, è arrivato il direttore sportivo Polito, è in arrivo Mignano come allenatore, qual è appunto il tuo pensiero?
sicuramente se sono stati scelti sono due ottime figure, poi alla fine, come ho detto a altri colleghi, alla fine è sempre il campo che deciderà, però sono due figure importanti. Ho letto con piacere le dichiarazioni del direttore, che ha preteso che i giocatori che verranno e che resteranno sanno in che piazza stanno, che ci vogliono gli attributi e i stimoli giusti, perché ieri passato davanti allo stadio e dico è impossibile che uno stadio così siamo in Serie C, quindi sicuramente vengono in una piazza bella, calorosa, calda, ma con delle prospettive importanti per una tifoseria che vuole ritornare al calcio che conta. Ma io non posso far altro che seguire con interesse, con speranza, come tutti i tifosi. E Polito è un direttore sportivo giovane che ha dimostrato di avere delle qualità, di avere personalità, di avere carattere. E Mignani lo conosco meglio perché è stato anche mio e nostro avversario qualche anno fa, quando con il Livorno abbiamo vinto il campionato e siamo arrivati primi. Il Siena di Mignani è stata la squadra che fino all'ultima partita ci ha creato problemi e difficoltà, e siamo riusciti ad arrivare primi noi, ma loro hanno fatto veramente un campionato straordinario. Quindi io mi auguro che possano essere le persone che danno una mentalità, perché poi il calcio sappiamo si può vincere, si può perdere, però ci vuole una mentalità, ci vuole un senso d'appartenenza, ci vuole spirito di sacrificio, ci vuole senso di gruppo, e queste sono le cose con le quali secondo me si può sperare di vincere. Forza